Buongiorno a tutti. Allora, Filippettina da Brrr! Che freddo che fa! Anche se ormai non fa più freddo, siamo in marzo, anzi, tra un po' mi scapperà da ridere perché andremo avanti in queste due settimane che mi restano prima di iniziare il trabacco, si spera. A fare le gare di sci, ma entriamo nel, in piena primavera e dire Brr! Che freddo che fa! Non è che. Mi, mi, però, eh, ragazzi miei, sto parlando di sci, quindi. Tanto non è pesantissimo. Detto questo, metto il cappuccio perché ultimamente me ne stavo dimenticando di metterlo. Andiamo, proseguiamo con le gare della stagione 2022-2023. Siamo arrivati all'11 di marzo. Siamo a Kranjska Gora in Slovenia. C'è un gigante maschile e il giorno dopo ce ne sarà anche un altro. Quindi andiamo a vedere com'è andata la prima mancia, informandovi che. Ahimè, gli atleti che non hanno terminato la prima manche sono Feller col pettorale 15, ha fatto un fuori pista. Praticamente è uscito di pista. Verdu col pettorale 22, una scivolata e salto di porta. Praticamente è scivolato. È stato in piedi, però poi non è riuscito a stare nel tracciato Ford col pettorale 23, che anche lui salta una porta. Simone col pettorale 24, anche lui non riesce a stare dentro nel tracciato, ma non casca. E Bom Bormerger, anche lui ci ha provato a stare dentro, ma non ce l'ha fatta. Inoltre, poi vedremo anche il resto. Per quanto riguarda la gara, Megliard è stato il primo a scendere e ha fatto il tempo di 1:08.74. Poi è sceso Cranies col pettorale 2, ha fatto 1,08 e 13, si era preso il primo posto con 61 centesimi. Ahimè, dopo Cranies col pettorale 3, 3 è sceso, sceso Sua Maestà Odermatt, ha fatto 1,07 e 60, gli ha dato 53 centesimi, si è seduto sullo scrano de Ure e c'è rimasto per tutto. La prima manche perché è rimasto primo quindi alle sue spalle, secondo vicinissimi. Abreamo Crania a 53 centesimi e Christoffersen a 54. Ma anche Bernstein e Pinturò possono puntare almeno al secondo e terzo posto. Per il primo posto sarà eh, eh, bisogna stare davanti. A sua maestà e non sarà molto semplice per quanto riguarda d'italians italians a gogo go, italians a gogo go, abbiamo della vite che è decimo filippuccio purtroppo ha un distacco abbastanza pesantino de aliprandini è quattordicesimo mentre zingerle bravissimo sceso col pettorale molto alto e diciottesimo e Borsotti, il buon Borsotti, è riuscito a stare dentro per grazia ricevuta ed è 27esimo. Non si sono qualificati per la seconda manche Offer, Kass Lunger. e ahimè anche Vinaz. Quindi è però, tre italianuzzi. No, tre italianuzzi. Aspettate che controllo un attimo: che controllo se sono tre o se sono quattro italiani. No, sono 4, 10, 14, 18 e 27. Se volete, giocateveli all'8. C'è tempo. Oggi è mercoledì. Domani, se volete, 10, 14, 18 e 27. Vabbè, a parte gli scherzi, visto che comunque è una gara di più di un anno fa, quindi non mi sembra il caso, però se qualcuno è scaramantico. Classifica della prima manche, quindi primo Odermatt, secondo Kranj. Terzo, Kristoffersen, quarto, Brensteiner, quinto, Pinturò, sesto, Schwarz, settimo, Meyard, ottavo, Broten, nono, il buon, Gino Gino, Pilotino, Caviezza, decimo della vita e poi dopo gli altri italiani. Andiamo a vedere come è andata la seconda manche, lasciando però, come sempre, vicino la classifica della prima manche per poi fare la comparazione tra prima e seconda manche. Allora, il primo a scendere è il canadese Jordan. Vediamo se saprà sfruttare la pista in Tunza per recuperare qualche posizioncella. Il suo tempo è 2.20.04. Vedremo poi come andrà. Tocca ad Adaline, vantaggio di soli 4 centesimi sul canadese. Buona prova, si prende il primo posto con 33, 37 centesimi di vantaggio. Peccato che abbia perso qualcosa rispetto al terzo intermedio, però non male, non male. Tocca al nostro Borsotti, 27esimo dopo la prima mancia vantaggio di soli 9 centesimi sull'esciatore sloveno. Purtroppo è soltanto terzo con ben 84 centesimi di ritardo, insomma è penultimo perché è sceso il trentesimo, il ventinovesimo, il ventottesimo, poi lui, ne sono scesi quattro, lui è terzo, quindi vuol dire che è penultimo, però magari alla fine gara riesce a parificare il ventisettesimo posto o magari anche a migliorarlo, chi lo sa. Tocca a 7, 21 dopo la prima mascia vantaggio di 67 centesimi sullo sciatore sloveno. Purtroppo dopo il terzo intermedio in luce rossa di 23 centesimi, prende un rimbalzo e salta la porta perché praticamente tutuc. E, e, devo stare dentro? Devo stare dentro? No, sono stato fuori. E eh, vabbè, succede, capita. Primo sciatore che non termina la gara in questa seconda manche. Tocca al nostro Zingerle, pettorale 45, diciottesimo dopo la prima manche, e vantaggio di 1,06 sullo sciatore sloveno che sta recuperando un botto di posizioni. Peccato una buona prova, ma anche lui resta dietro allo sloveno. Di pochissimo eh? è secondo con soli 4 centesimi di ritardo, quindi, non essendo lontanissimo dal primo, o stanno davanti al buon sciatore sloveno, o se no, Zinger potrebbe sfruttare come si suol dire l'aggancio, essendo solo a 4 centesimi. E recuperare lo stesso qualche posizione comunque male che vada sarà 19 che è sempre tanta roba tocca radamus 16 dopo la prima marcia vantaggio di 1.45 sullo sciatore sloveno alla fine si prende il primo posto con però solo 38 centesimi di vantaggio ha perso più di un secondo che aveva di vantaggio la classifica quando mancano i primi 15 o se preferiti e dopo la discesa degli atleti dalla trentesima alla sedicesima posizione vede primo l'americano Radamus secondo Adalin terzo Zingerle che quindi male che vada sarà comunque diciottesimo quarto Forstein quinto Jordan che anche lui ha recuperato un bel po di posizioni visto che era trentesimo male che vada sarà ventesimo dieci posizioncelle recuperate libidine ma libidine lo dovremmo dire ad Adalin che era ventinovesimo e male che vada sarà diciassettesimo quindi anche lui libidine, sesto Rider, settimo Bissig, ottavo Haugen, nono Leitinger, e decimo Borsotti, che quindi male che vada sarà venticinquesimo esimo quindi male che vada. Due posizioncelle di Riffo di Raffa. Le recupera anche lui. Conterà poco, però intanto le recuperate. Tocca al nostro Deali 14esimo dopo la prima mancia, vantaggio di 14 centesimi sullo sciatore americano. Un'ottima prova del nostro atleta. È primo con 50 centesimi di vantaggio, magari, magari riesce a entrare nei primi dieci. Magari, però sarà sfida con della vite perché il decimo è della vite, quindi però prima devo, ne devono scendere altri tre. Tocca al nostro della vite perché nessuno nel tredicesimo, nel dodicesimo, nell'undicesimo sono riusciti a stare davanti al bond e e quindi è sfida tutta italica per vedere chi entrerà nei primi dieci perché se della vite sta davanti a De Alliprendini sarà sicuramente decimo, minimo, se invece della vite finisce dietro a De Aliprandini, sarà De Aliprandini ad essere sicuramente decimo e non della vite. Comunque ha 29 centesimi di vantaggio e deve gestirsi il del bond della vite, invece non gliela fa, è solo quinto a 38 centesimi dal compagno di squadra, quindi... Teoricamente, anzi senza teoricamente, nella prima manche della Vita era decimo e della Prendini quattordicesimo, e adesso si sono invertiti i ruoli perché minimo della Vita sarà decimo e minimo della Vita sarà quattordicesimo. Poi potrebbero anche guadagnare qualche altra posizione, però per ora la situazione è questa. Si sono invertiti i ruoli. Tocca al buon gino Caviezel, nono nella prima mascia, vantaggio importante, 78 centesimi sullo sciatore italiano. Prova da libidine dello svizzero, si prende il primo posto, alla grandissima bisogna dire, con un vantaggio di 1,03, quindi incrementa di 25 centesimi, tanta tanta roba, vedremo se gli servirà per inserirsi magari tra i primi cinque difficile entrare a andare a podio però magari tra i primi cinque visto che non è che c'era un'enorme un differenza tra l'ottavo e il quinto più o meno vedremo in ogni caso la classifica quando mancano i migliori otto è questa primo gino gino pilotino cabiezza secondo de Prandini, mi sono dimenticato di fargli il solito applauso per essersi fidanzato con la Ghisi, che magari la stagione 22-23 non è stata propriamente un top, però è una bella topolina simpatica e carina e quindi beato lui che se l'è cuccata. Terzo Windistad, quarto Sten Olsen quinto Zumcic, sesto della vite, settimo Radamus, ottavo Aser nono adalin e decimo zingerle quindi il nostro zingerle sarà diciottesimo mantiene la posizione che aveva male che vada il nostro della vite purtroppo prende il posto dei di aliprandini e diventa quattordicesimo male che vada e di Prandini prende il posto di della vite e sarà decimo male che vada se poi va meglio potrebbero arrivare anche con una posizione migliore in ogni caso come avevo previsto tra virgolette il buon gino gino pilotino potrebbe entrare nei primi cinque perché il sesto e il settimo gli sono dietro tocca a pinturò quinto dopo la prima manche vantaggio di 49 centesimi sullo sciatore si svizzero Ragazzi miei, il buon Pinturò, anziché fare una gara da Libidine, ha fatto una gara da Pinturò e si prende la prima posizione con ben 88 centesimi di vantaggio e punta decisamente a un posto sul podio. Attenzione a Pinturò. Tocca a Christoffersen. Terzo dopo la prima mancia, vantaggio di 26 centesimi sullo sciatore francese. Questa volta la sfida la vince il Transalpino, il norvegese è comunque secondo con 12 centesimi di ritardo. Diciamo che il podio è un po' a rischio per Christoffersen, mentre è certo per Pinturo. Comunque poi farò una postillina a questa cosa perché bisogna dirlo. Tocca al buon Kranjek. Gioca in casa secondo dopo la prima mancia, vantaggio sullo sciatore francese di soli si fa per dire 27 centesimi. Non solo si deve arrendere anche lui al Transalpino, ma è pure fuori dal podio per visto che è quarto con un ritardo di ben 81 centesimi. Ne ha persi un botto, ha perso un secondo e 0,8. Il buon Cranios, non so se è stata l'emozione di avere tutta la, la, la folla per lui o che cosa, o se no non, non ha potuto competere con gli altri due stavolta. Quindi quarto finisce dietro pure a, a Brensteiner probabilmente. E adesso tocca a lui, tocca a Sua Maestà. Odermatt primo dopo la prima marcia, vantaggio di 80 centesimi sul lasciatore francese. Ragazzi miei, non ce n'è per nessuno, anche se è una vittoria normale, perché comunque ha vinto con 23 centesimi di vantaggio, partiva con 80, ne ha persi 57, tutto quello che volete, quindi come si direbbe qualcuno ha gestito la vittoria, però questo vince sempre, questo vince sempre, con questa vittoria si garantisce la Coppa Generale, ha quasi in tasca la Coppa di Gigante. E i poveri Christoffersen e pitturo prima avevano Hirscher che rompeva sempre le palle, scusate il francesismo, e vinceva sempre lui, e loro si dovevano sempre disputare il podio. Finalmente Hirscher si ritira e dicono adesso ce la giochiamo io e te, arriva Odermatt che fa l'Hirscher nella situazione, e loro sono da capo un'altra volta, anche se bisogna dire... Odermatt in speciale non c'è, quindi Pinturo e Kristoffersen se la giocano un attimino di più, almeno in slalom speciale, perché nelle discipline veloci e in gigante Odermatt fa la voce grossa. Detto questo, ragazzoli, classifica finale: primo Odermatt, secondo Pinturo, terzo vedete, quarto Brensteiner, quinto Kraniet. Sesto il Bongino Caviezzer che sfiora le prime 5 posizioni, ma comunque ne recupera 4, No, 3 era nono, ne recupera 3. Settimo Megliardo, ottavo Broten, nono Sfarza e decimo De Aliprandini. Allora nella prima mash della Vite era decimo è finito diet, fuori dai primi 10. Caviezzer era nono e ne recupera 3. Broten era ottavo, resta ottavo. Mejard era settimo e resta settimo, Sfalza era sesto, e purtroppo perde tre posizioni, e diventa nono. Pinturo era quinto, sale al secondo posto, Brensteiner era quarto, resta quarto, Christoffersen era terzo e rimane terzo, Il Krania era secondo e diventa quinto e Audermatt era primo e resta primo quindi praticamente a parte De Aliprandini che si è scambiato la posizione col suo compagno di squadra De Aliprandini era quattordicesimo è diventato decimo e il Bon della Vita era decimo è diventato quattordicesimo gli altri nove sono gli stessi della prima match, sono cambiate solo le posizioni però i nove che si sono qualificati nei primi dieci posti nella prima match si sono qualificati nuovamente tra i primi dieci anche nella seconda, anche se naturalmente qualcuno si è cambiato di posto, qualcuno ha guadagnato qualche posizione, qualcuno ne ha perso qualcuna, però sono rimasti solo loro. Non capita spesso, eh? Non capita spesso. Detto questo, ragazzi, cosa dire? Oderman Farbello il cattivo tempo, Coppa Generale, quasi Coppa di Gigante in Tasca, quasi perché non l'ha ancora vinta nel femminile c'è la Schifrin che ha già vinto la Coppa Generale o giù di lì o sta per vincerla si appresta a vincere anche lei la Coppa di Gigante però mancano ancora delle gare vedremo come andrà però ha un vantaggio mica da ridere poi chi c'è nel femminile la nostra Donna razzo Jet Missile ha già vinto la coppa di, di Cesare e poi c'è da vedere lo slalom speciale e la super g che è molto molto intricato vedremo vedremo ne parleremo avremo tempo modo di parlarne io intanto vi ho fatto questa gara qua dopo vi faccio anche quella del giorno dopo perché ci sono stati due giganti Gigante, pensaci tu, è eh, vecchia pubblicità di quando molti di voi non erano neanche nati. Due giganti proprio qui a Kraniskagora. E vedremo se il giorno dopo Oderman farà il bis o magari Kristoffer, se no Pinturot, o qualcun altro, Sfarz, chi lo sa, riusciranno una volta tanto a dire: No, vinco io, basta, non ti sopportiamo più. Vedremo. Io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao, tanto ve li faccio subito in giornata. Nel senso li faccio qua in nottata e li vedrete nella giornata di mercoledì. Tre gare, due maschili e una femminile. Perché qua bisogna darci del gas e il gigione va via come un missile. Ciao.